e dopo tanto una mega beauty haul. Ciao a tutti e bentrovati sul canale, come state? Sì, avete letto bene, una beauty haul. Sì, io che avevo detto che non avrei più ceduto al comprare, non ho ceduto ragazzi, semplicemente in estate ho accumulato un po' di cose, un po' sono state comprate per una nuova filosofia di gestione casalinga che ho acquisito quest'anno e di cui vi parlerò se volete, un po' ero tanto curiosa di provarle e quindi approfittando di alcuni regali per il mio compleanno le ho acquistate e un po' mi sono state regalate da aziende o da mio marito. Ora vi faccio vedere. Cominciamo subito, cominciamo con quello che mi è arrivato dalla piattaforma Octoly. Di recente mi sono arrivati tre prodotti fantastici. Il primo è questo qua, il mascara Sumptuous Extreme di Estée Lauder. Allora, di questo mascara, se ve ne ho già parlato in un video precedente, vi lascio qui il link del video perché l'ho inserito tra i super rivalutati della mia estate. Voi direte, ma come? Ti è arrivata adesso? Sì, mi è arrivata adesso, offerto da Estée Lauder tramite la piattaforma Octoly, ma io questo già ce lo avevo, sempre offerto da Estée Lauder tramite la piattaforma Octoly, e lo avevo un po' accantonato perché non avevo capito bene le sue potenzialità. Ne ho due e hanno due pesantezze totalmente differenti. Questo è quasi vuoto e questo è bello pieno. Allora, questo mascara è un mascara ottimo, di cui vi posso parlare benissimo perché l'ho utilizzato per tutta l'estate. Non questo nella fattispecie, l'altra confezione. So bene di cosa sto parlando. È un mascara che aperto da subito non vi darà il massimo dell'effetto. Dovete aspettare un po' prima di utilizzarlo. Posso consigliarvi di lasciarlo semiaperto una notte? Mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Dopodiché vi darà un effetto ciglia a piuma, cioè voluminose e leggere e vaporose. È il mascara che ho su anche oggi ed è un mascara bellissimo, super 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 consigliato, il link ve lo lascio qua sotto. Mentre sono arrivati anche altri due prodotti nuovi sempre da Octoly. Il primo in ordine di arrivo è questo di Sephora, ecco, di Sephora, chiamiamola all'italiana, il Glow Peel Pads Radiance and Smooth. Allora, sono dei pads appunto. Allora, questo ancora è super chiuso perché non lo utilizzerò adesso. Sono dei batuffolini imbibiti di una soluzione che contiene acido glicolico, zucchero di canna, in pratica sono i principi, che esfoliano e lisciano la pelle. Adesso, quando smetterò di andare a mare, perché per adesso sarebbe uno spreco, lo userò in aggiunta al mio trattamento dall'acido glicolico che uso per le macchiette solari e vi dirò come funziona. Questo prodotto anche mi è stato offerto da Sephora tramite la piattaforma Octoly e vi parlerò molto presto di lui. Sulla carta sembra una figata pazzesca. Sono 60 pads, quindi uno al giorno, durerà 2 mesi e non vedo l'ora di provarlo. Da una parte sì, dall'altra no. La cosa particolare di questa linea è che è al 99% origine naturale, quindi è una linea eco-friendly. Consigli di utilizzo: la mattina e o la sera su viso e collo, massaggiare la pelle con movimenti circolari con il lato più ruvido del dischetto, avrà un lato più movimentato e non si risciacqua. Allora, questo prodotto ha l'acido glicolico estratto dalla canna da zucchero, leggevo, e i peptidi naturali estratti dalle alghe marine, ho letto un po' meglio. Raga, sono curiosissima di provarli. Sephora si è messa a fare questi prodottini che strizzano l'occhio ai prodotti bio, quindi non vedo l'ora di provarlo. Grazie Sephora, come grazie Sephora, grazie Sephora, perché questo lo volevo troppissimo. Anche questo me lo ha omaggiato Sephora tramite la piattaforma Octoly. Questa è una bomba pazzesca, se funziona come scritto così sulla carta è meraviglioso. Allora, il flacone in vetro 100% riciclabile, questo si chiama Siero alla vitamina C più vitamina E,
è una bomba, perché vi ho detto che io mi ero trovata benissimo con la vitamina E e quindi volevo provarla. È tutto qua dentro. Ultra Glow Serum, questo è un siero schiarente e tensore, dice, col 97% di ingredienti di origine naturale che assicurano la maggiore conservazione del prodotto. Vediamo cosa c'è dentro. Cocktail di, sto leggendo dall'inglese, quindi abbiate pietà. Cocktail di vitamine C ed E naturali estratti dalla patata, dalla tapioca e dal girasole, conosciuti per la brillantezza e la protezione della pelle dagli agenti esterni. I peptidi naturali sono estratti dalle alghe marine, conosciuti per la loro, perché lo sto leggendo dal francese, per la loro efficacia, per il loro effetto tensore. Bene, proviamo questi due super alleati per la pelle. Sono eccitatissima e vi farò sapere come mi troverò. Grazie Octoly per avermi omaggiata di questi prodotti che uno conosco bene e gli altri due proverò con grande grande entusiasmo. Adesso andiamo alle cose che ho comprato io me medesima. Cominciamo da una cosa che mi è stata regalata da mio marito e che ha comprato su Amazon, un beauty case nuovo. Ho un beauty case nuovo, ragazzi, mi serviva? No, potevo dirgli di no. Mi ha regalato un beauty case a forma di pulmino Volkswagen, è originale della Volkswagen Gadget ed è un bellissimo beauty che si apre, carica dall'alto, che si apre dall'alto. Tra l'altro è capientissimo. Io credo che questo lo attrezzerò con le cose da lasciare in pulmino, salviette, tutto quello che può servire per la macchina, non lo so, però se vedo che lui poi rimane deluso e che vuole che lo usi per i miei trucchi, lo userò per i miei trucchi. È che per i trucchi è veramente veramente enorme, però è molto carino. Questo è bellissimo anche per le camerette dei ragazzi, da riempire, che ne so, di Lego, delle loro matite. È veramente veramente bello. Vi lascio il link, lo trovate su Amazon in varie colorazioni, costa sui 16 euro. Sì, ho sbirciato per fare il video, non è elegante, ma ho sbirciato. Bellissimo bellissimo, divertente. Più che altro è un regalo, mettetelo tra i regali di Natale possibili, perché è veramente un regalo di Natale carino sia per le ragazze che per i ragazzi appassionati del genere. Poi andiamo sugli acquisti Amazon. Ho comprato, non lo so se avrò il coraggio di farlo e non lo so se allora dalle recensioni posso farla e mi aiuterebbe molto. Ho comprato lei, Cativa Alisario Brasileño. Ho visto tantissime recensioni qui su YouTube in cui ne parlavano benissimo. Senza formaldeide, per un capello liscio per 10 settimane. Tra l'altro è abbastanza semplice anche da fare, dalle istruzioni e dai video che ho visto. Lo volete un video in cui la facciamo insieme, in cui mi vedrete rimanere con i miei capelli in mano? Che ne dite? Io ho intenzione di farla a breve e vi dirò poi com'è, la recensiremo insieme. Voi sapete che le mie recensioni sono super oneste, quindi potete veramente fidarvi. Quando lo farò vi dirò veramente tutto. L'ho comprata a 18 euro su Amazon, i link li trovate, di tutto quello che vi faccio vedere i link li trovate qui giù. Ho comprato sempre su Amazon, ancora lo devo aprire, Visoclair Pink Grapefruit Daily Scrub, uno scrub leggero della Neutrogena. Essendomi trovata super bene con le maschere Neutrogena, ho voluto provare un detergente per il viso che sia anche uno scrub super delicato. Questo è uno scrub giornaliero, io ancora non l'ho utilizzato, quindi non vi posso dire com'è. Lo utilizzerò prestissimo e vi farò sapere se la granulometria è adatta ad un uso quotidiano o se è più consigliata per un uso, diciamo, di due volte a settimana. Comunque questo è, non l'ho ancora aperto e non lo aprirò perché ne ho in uso un altro. Appena lo finisco
provo lui. Sempre su Amazon per il Prime Day, qui vedete molte cose che ho acquistato per il Prime Day, perché quest'anno ho deciso insieme a Gabriele di attuare una nuova strategia per l'economia casalinga, approfittando del... noi siamo sempre su internet, quindi sappiamo quando ci sono gli sconti, quando non ci sono. E allora cosa ho fatto? Ho fatto scorta di tutto quello che ci poteva servire durante l'anno, senza esagerare naturalmente, e che so che comprandole non mi stufino, delle cose che mi servivano. Ho risparmiato una cosa come 100 euro sul valore totale di quello che ho comprato, spendendo appunto anche io di lì, cioè, diciamo che li ho comprati alla metà del prezzo e che mi dureranno tutto l'anno. Ho comprato bagnoschiuma, shampoo, tutto quello che concerne l'igiene personale, che possiamo stoccare in garage e via via prenderlo come dal supermercato. Ma ho comprato un bagnoschiuma enorme a 99 centesimi col Prime Day, quindi capite bene che ho fatto un grandissimo, grandissimo affare. Tra questi affari ho voluto provare lei, ne ho presa una sola a 2,50 euro. L'ho presa a 2,50 euro. Acqua micellare fresh, strucca, purifica, opacizza senza risciacquo, maxi formato da 400 ml. Io ho sempre usato quella rosa, ma credo che questa verde sia similissima e non vedo l'ora di utilizzarla. Per adesso ne ho in uso un'altra che terminerò. Quando poi arriverà il suo momento vi dirò cosa ne penso. Stesso principio vale per l'oro. Li ho prese a 2 euro ciascuno o 1,70 ciascuno, un'inezia col Prime Day, ragazzi. State attenti quando ci sono queste offerte di Amazon, perché veramente convengono troppissimo. Io ve lo comunico anche per quello. È vero che sono affiliata a Amazon, ma indipendentemente da questo, io sono una cliente Amazon, io sono una cliente Amazon Prime, e quindi usufruisco appunto di tutti questi sconti che ci sono per i Prime Day e di tutte queste agevolazioni che Amazon di volta in volta, periodo per periodo, dà. Ora, senza nulla dire, perché a me che mi frega se vi fate clienti Prime oppure no, però conviene, e in questa convenienza, tornando al mio discorso, ho comprato tantissime cose. Per esempio queste due, che metterò da parte perché ne ho ancora una in uso, che utilizzo per fare l'essenza che vi ho fatto vedere in questo video, che utilizzo semplicemente come tonico e che mi piacciono tantissimo, che metterò di scorta e stoccherò. Voi la fate le scorte, cioè quando trovate le offerte comprate, che ne so, 10 bagnoschiume e li mettete da parte per risparmiare alla lunga? Io quest'anno voglio provare a fare questa cosa. Poi, mentre facevo i miei acquisti su Amazon Prime per il Prime Day, mi sono imbattuta su questo. Appena l'ho visto ho fatto sarà una schifezza, poi ho guardato le recensioni su YouTube e ne parlavano benissimo. È un marchio low cost britannico, si chiama Technic, e ho preso la Color Fix Blush Palette, quindi una palette composta da 8 blush, uno più carino dell'altro. Ve li faccio vedere. Questa non vedevo l'ora di utilizzarla, ce l'ho ferma da un mese per fare questo video, e voilà, guardate che colori. Allora, dai pescati 1, 2, 3 e 4, ai fucsia più accesi, ai rosa, tutte tinte molto mettibili e anche molto miscelabili tra loro. Ho pensato che avere un insieme di blush, specialmente questi chiari che io in inverno adoro e che non trovo mai, questi qui in monocialda sono difficilissimi questi toni da trovare, ho detto li prendo e vediamo come sono. L'ho pagata, questa palette l'ho pagata una cosa come 5 euro. Infatti non volevo prenderla perché mi sembrava una cinesata. Poi ho guardato bene ed era un marchio conosciutissimo che io invece sconoscevo, tipo la nostra tipo lo Wet n Wild. Però vi dirò come sono i blush. Che fa, li swatchiamo? Beh, sì, si vedono. Wow, super scriventi. Vediamo, ci siamo. Bellissimi, fantastico. Facciamo gli altri, 1, 2, 3,
e 4, le nuance e voilà, queste le nuance, voilà. Non vedo l'ora di provarli, magari facciamo un mi preparo con voi con questo e qualcos'altro che vi sto per far vedere. Stesso discorso Prime Day è valso anche per le maschere, erano in super offerta, queste le ho prese, ora non le trovate più a questi prezzi, le trovate a un pochettino di più, però queste le ho prese veramente a pochissimo, ora sono sui 16-18 euro, non mi ricordo, vi metto il link qua sotto, e sono le maschere della Etude House, questa è la marca. Ne ho sentito parlare benissimo, io ho sempre usato quelle della La Boutée, però mi hanno detto, le recensioni dicono, parlano di queste come superiori a quelle delle La Boutée. Sono maschere in tessuto in una confezione da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 maschere. Le ho prese a... io le ho prese mi pare a 15 euro, però il prezzo normale è sui 21. C'è la Cherry Blossom, quindi fiori di ciliegio, limone, non vedo l'ora di farla, collagene, questa serve, la melograno, che è una delle mie maschere preferite della La Boutée, sono curiosissima di provare questa delle Etude House, poi Manuka Honey, miele, green tea, ceramide, bava di lumaca, fragola, loto, pearl, queste sono illuminanti, acido ialuronico, sono curiosissima, tea tree, quando ci sono quei periodi in cui gli ormoni non vi danno tregua sul viso, damask rose, rosa damascena e aloe. Allora, delle mascherine, già il cui packaging è invitantissimo, secondo me. Ne ho sentito parlare benissimo, benissimo su internet e non vedo l'ora di provarle. Veramente, veramente, veramente. Curiosissima, vi saprò dire. Mentre una certezza col punto interrogativo questa volta sono queste. Le ho prese anche queste col Prime Day, anche di queste ho risparmiato circa 4,50 euro sul prezzo totale, le avevo finite quindi necessitava il riacquisto, ma queste si fanno una volta al mese, sono le maschere in idrogel della Neutrogena. Io prima usavo quelle viola e anche questa volta avevo ordinato quelle viola, le Ageless, però mi sono arrivate queste, le Cellular Boost. Tutta questa dicitura è uguale a quello che c'era scritto su quelle viola. Ora, voi sapete come mai mi sono arrivate in questa confezione argentata? Ho sbagliato io l'acquisto? Mi hanno mandato qualcosa di diverso? Perché è tutto in tedesco, ragazzi. Non capisco una cippalippa. Vi faccio vedere. Però la dicitura è la stessa. Vi farò sapere gli effetti. Queste qua. Quelle viola sono una garanzia, queste dovrebbero essere una garanzia da scoprire. E adesso passiamo alle cose che ho comprato dal vivo. In un negozietto di questi tipo Emporio, non era un cinese, era di una ragazza italiana questo negozietto, però uno di questi negozietti tipo tutto un euro, ecco, ho comprato questi. Ne ho presi due pacchi, ecco qua, e sono usati i bigodini flessibili per fare le onde capelli. Lo sapete che funzionano? Non ci avrei dato una lira, infatti gli ho dato un euro per pacchetto, costavano un euro, li ho presi solo per questo, e funzionano davvero. Se li mettete sia a capello asciutto ma anche a capello umido vi fanno un bel mosso. Certo, dipende da come bene li mettete, perché se li attorcigliate malamente poi il ricciolo vi rimane tipo che vi va da quel lato e invece di scendere giù dritto. Veramente veramente funzionali e comodi, specialmente per i viaggi, perché sono piccolissimi, li mettete in un beauty e avete la piega sempre a portata di mano. Sempre nello stesso negozietto ho comprato questo per Enzo. Adesso ricomincia la scuola ed Enzo deve avere il suo profumino d'ordinanza, quello che la mattina spruzzo tipo nuvoletta sopra di lui, e sarà il Pino Silvestre Soffio di Talco Deo Parfum. L'avete mai annusato? L'odore di mio nonno.
una nuvola di borotalco, mi ricorda l'odore della colonia di mio nonno, bellissimo, buonissimo, una nuvola di talco delicata, veramente veramente un profumino adatto ai bambini ma anche alle persone adulte, è un profumino molto che sa di casa, che sa di accogliente, che sa di antico, consigliato, questo preso sempre lì a 3 euro, molto molto buono. Poi un giorno sono passata da Scarpe Scarpe perché Gabriele cercava una scarpa da ginnastica che tra l'altro non ha trovato, e c'erano due stencil, uno della Essence e l'altro della Catrice, messi in disparte proprio in un posto dove non si vedevano, e infatti erano intonsi, bellissimi, tutti ordinati, un miraggio. E questo ha fatto sì che io mi dimenticassi che non dovevo acquistare più make up perché proprio erano talmente ben messi che proprio ti invogliavano all'acquisto. Allora, una cosa l'ho comprata perché la vedrete nei prodotti finiti, è una cosa indispensabile, quindi è uno esce e l'altro entra, il liquid ink della Essence, l'eyeliner waterproof migliore del mondo. Allora, per rapporto qualità prezzo, durata, tenuta, stesa, linea sottile, intensità del nero, non ha eguali, costa un'inezia sui 2,80 euro ed è veramente fantastico e super affidabile, specialmente un eyeliner che è in una zona molto delicata, quindi una zona soggetta all'umidità delle lacrime, se vedete un film o se starnutite o se avete un grande raffreddore, lui non vi abbandona, compratelo da un fiducia. Unica cosa è che dovete essere bravi perché ha il pennellino, però ragazzi, parliamone, la linea più nera e più sottile del mondo. L'unica cosa è che questo prodotto secca in ghiera, quindi poi col tempo vi verrà difficile chiudere e aprire la ghiera se non la pulite di volta in volta. Meraviglioso! Poi mi sono fatta bindolare, e ho fatto penso bene, non vedo l'ora di provarla, da questa matita. Si chiama Slimmatic Ultra Precise Brown Pencil Waterproof, nella colorazione dark l'ho presa, perché la colorazione dark a me pare veramente chiara, ecco, giudicate voi. E questa qua, cioè, a me pare molto chiara come dark, quindi l'ho presa perché vediamo quanto è lunga la mina, so che non si fa, ma per la cronaca, vabbè, è bella lunga, dai, sarà lunga quanto tutto il fusto della matita, quindi ha una mina più o meno così, e durerà pochissimo, e anche il suo scovolino dall'altra parte, però l'ho voluta provare, costava veramente poco, non ricordo quanto ma poco. Poi ho preso una cosa che mi serviva e una cosa che non mi serviva ma che volevo. La cosa che mi serviva era questo, il camouflage cream di Catrice. Allora, mi serviva un concealer in crema per camuffare le macchiette, adesso che inizio a scolorire le macchiette rimarranno evidenti finché non riesco ad eliminarle con tutti i miei magagni all'acido glicolico e tutti i miei impacchini vari. Però in questo frangente utilizzo questo. Questo è anche carino quando vengono quei brufoletti da ciclo magari sul collo. Lo posate, è uno di quei concealer in pasta che io non vi consiglio sul contorno occhi se avete la mia età. Se siete giovani, sì, è anche super coprente e ne parlano anche molto bene, ma che utilizzerò proprio quando spunterà un brufoletto per camouflage proprio. Mentre vi consiglio, perché l'ho provato ed è una roba pazzesca, pazzesca, questo, il One Drop Coverage Weightless Concealer. Lui, metti a fuoco, ok, lui è meraviglioso, un concealer con una consistenza pressoché acquosa, si prende con la pompetta così e si poggia. Questo è una quantità già esagerata. Questo concealer, non so se lo vedete, ha una coprenza disumana. Guardate, lo metto sulla linea di eyeliner, la coperta, è
guardate, vi copro, non fa strato, non fa strato, non fa assolutamente strato, diventa una seconda pelle, è stratificabile. Dov'è la linea di liner? Ancora si intravede, ma era un nero pece, nessuno ha le occhiaie così. Voilà, non so se mi sono spiegata, è fantastica, super steso comunque, vi faccio vedere che lo sto super stendendo. La linea di liner è attenuata almeno del 30%, e l'eyeliner è nero nero nero, e qui non c'è più strato, è proprio seconda pelle, quindi a seconda di come lo date è sottilissimo, stabilissimo, si fissa. Se lo mettete solamente qua per togliere le occhiaie, le neutralizza in un colpo solo, non avete bisogno della, io non uso mai aranciato e poi bilanciante, io uso sempre un correttore leggermente più sottile e coprente che funga da tutto, illuminante e che spenga le occhiaie. Questo è fenomenale, la texture di correttore più sottile che abbia mai visto. In graduatoria vi dico quali sono i tre correttori dai film più sottili. Questo, subito dopo c'è il Clinique Beyond Perfecting, ce l'avevo qui perché ho girato l'altro video, sottilissimo anche questo, e poi il Cancelletà di Maybelline. Sono i tre correttori dal film più sottili che possiate avere. Non sono cremosi, sono proprio liquidi, ma sono super coprenti. Poi ce ne sono altri cremosi che mi piacciono moltissimo e che non vanno nelle pieghette, non enfatizzano le rughe. Se volete vi farò un video sui correttori, lasciatemelo scritto qua sotto. Sto tergiversando tantissimo per dirvi appunto che questo correttore è fantastico. Basta così, questo è quello che ho comprato in termini di beauty in tutta la mia estate. Fate conto che di tutto questo nell'ultimo mese mi sono arrivate solamente le cose di Octoly, poi il resto l'ho comprato molto tempo addietro, le ho messe da parte proprio per mostrarvele con calma. Bene, adesso basta parlare, spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia dato qualche spunto, e noi ci incontriamo sempre qua per il prossimo video. Un grande bacio, ciao!